Per Tolmezzo News ci troviamo in Toscana, a Pienza, al Podere Sedime, e ci troviamo in questa bellissima cantina dell'azienda Capitoni, e qui con me c'è il titolare Marco Capitoni. E siamo qui per conoscere una realtà vinicola in piena espansione, se possiamo dire così, anche se parliamo di un vitigno molto antico, e parliamo dell'Orcia. La prima domanda che ti faccio, Marco, è se brevemente ci illustri un po' la storia un po' di questo vitigno e la storia di questo vino. Sì, allora, come diciamo è abbastanza normale per noi, il vitigno di riferimento e quindi è il Sangiovese. Nel nostro caso abbiamo, come dire, anche per brevità, quelle che noi chiamiamo le nostre interpretazioni di Sangiovese, no? E quindi abbiamo, i nostri sono due vini, facciamo due vini a base Sangiovese. In un caso abbiamo aggiunto alla tradizione del Sangiovese due elementi di novità che sono l'uso della barrica in affinamento e un 20% di uva in uvaggio, appunto di Merlot. Quindi sia l'uva Merlot che l'uso della barrica come strumento di cantina sono due elementi che possiamo definire nuovi, non che non fanno parte della tradizione nostra. E quindi questo è appunto il Capitoni è un'orcia DOC, l'orcia DOC in pratica è una DOC che congiunge proprio anche fisicamente le due DOCG più famose che tutti ben conoscono, ossia Brunello di Montalcino e Vino Nobile di Montepulciano. Quindi appunto dicevamo i nostri due vini. Capitoni, in un caso, in uvaggio appunto, 80 Sangiovese, 20 Merlot, un anno di affinamento in barrique, oltre a un successivo anno di affinamento in vetro. L'altro vino, invece, molto molto tradizionale, il Frasi. Il Frasi è un po', il nostro cru, viene da 1 ettaro e 3.000 metri di viti, che hanno ormai oltre 36 anni. È Sangiovese per la maggior parte, un po' di Canaiolo, pochissimo Colorino, quindi un po' l'uvaggio proprio vecchio, vecchio Chianti, il mix Chiantigiano, vecchia maniera toscana. Anche il tipo di affinamento è assolutamente tradizionale, 2 anni di botte grande. Una particolarità, una curiosità da aggiungere a questo vino. Il vino si chiama Frasi, un millesimo, una frase, in etichetta ogni anno ha una frase diversa. Ci siamo assolutamente divertiti a immaginare una. Ecco, se Prego. ricordi la frase con cui hai esordito con questa riserva. Sì, volentieri. È stato il 2005, il primo anno di uscita, e la frase era questa: una lepre a correre sfidai, la raggiunsi mai. Sfide. Per il suo modo di essere, del vino voleva senz'altro misurarsi, voleva senz'altro, come dire, in qualche maniera con i vini, con i grandi vini della tradizione toscana. Ora sappiamo benissimo che le difficoltà e cosa ci immaginavamo di fare, no? Quindi, ma le sfide evidentemente è bello provarle e insomma, e ognuno può metterci quello che riesce a metterci Ecco, invece la frase del 2006. La frase del 2006 è questa: ciò che migliore è, ciò che migliore sarà, scelgo. È, diciamo così, nella sua forma anche un po' criptata, no? Però insomma, in effetti è un po' il lavoro della vigna, è uno scegliere continuo, dalle gemme a frutto da mantenere, dalle foglie da lasciare nella gestione del verde nel periodo estivo, dei grappoli che dovranno arrivare in cantina. È uno scegliere continuo. E come nota così, diciamo che è anche, poi si può interpretare e in qualche maniera lo è, proprio anche un messaggio anche verso persone, nel senso si aspettano, si dà disponibilità anche a vedere evoluzione di comportamenti, di atteggiamenti, ma comunque si sceglie. In fin dei conti, una filosofia che possiamo applicare in qualunque aspetto della vita stessa. Sì, diciamo così, no, il nostro vivere, il nostro modo anche di approcciarsi alle cose, è comunque,
come dire, molto segnato dall'approccio che abbiamo anche con le piante, no? Del resto in vigna c'è un rapporto che potremmo definire simbiotico e segna il nostro lavoro in vigna, quindi quell'annata, quella vendemmia, quel vino, in qualche maniera è un attore molto forte del nostro trascorrere, del nostro vivere quotidiano, che condiziona, voglio dire, l'andamento stagionale, no? Condiziona il nostro umore, perché abbiamo a disposizione una bella stagione, un bel andamento stagionale, siamo sicuramente felici, abbiamo sicuramente, come dire, immaginiamo di riuscire di fare una buona vendemmia. Sicuramente il nostro stato d'animo sarà sicuramente molto più, di buon umore, molto più felice di un'annata in cui abbiamo un cattivo andamento stagionale. Prego, prego. Volevo chiederti, quanti produttori fanno parte del consorzio dell'Orcia DOC? Sì, siamo in tutto circa 40, dei quali un po' più di 20 imbottigliano e quindi sono altrettante etichette visibili, e gli altri invece producono solo uva e quindi cedono poi l'uva senza andare in bottiglia. E parlando della crisi che ha in generale colpito un po' tutto il commercio, ma in particolar modo anche il mondo del vino, l'azienda Capitoni come ha reagito? Ma io non vorrei dare, come dire, io mi posso in qualche maniera siamo molto contenti, nonostante le difficoltà del momento, no? Che sono evidentemente riscontrabili in tutti i settori probabilmente. Per lo specifico nostro ci è sicuramente mancato qualche ordine che anche negli anni scorsi avevamo, ma dobbiamo anche dire con una discreta soddisfazione che stiamo facendo molte cose nuove, piccole cose, un rapporto magari personale, attività che può essere l'enoteca, il ristoratore, che ha voglia di sperimentare, di provare prodotti nuovi, situazioni così poco conosciute, che evidentemente però danno anche a lui poi soddisfazione, a lui e ai suoi clienti. E questo è un po' quello che noi stiamo facendo. E in questo senso, diciamo, abbiamo una risposta positiva. Con una produzione che si aggira in quante bottiglie? 20.000 bottiglie, che sono divise tra le 15-16.000 di Capitoni e 4.000 di Franza. Però un totale di estensione delle vigne? Di 5 ettari. Bene, abbiamo incontrato Marco Capitoni dell'azienda Capitoni qui al Podere Sedime a Pienza nella bellissima Toscana. Per Tolmezzo News, Stefano Marchi.